Arrivederci, arrivederci, non vi preoccupate, quando volete voi venite qua e trovate sempre notizie fresche di prima mano. State con voi, arrivederci, arrivederci. Uè, Ernesto carissimo, tutto a posto? Tutto a posto, fino a un minuto fa tutto a posto. Ma no, sei venuto tu, abbiamo iniziato un'altra giornata, è iniziata un'altra tortura. Non vi preoccupate, notizie fresche, mi sembri Lanza. Ma chi sì, ma che re? Ma che vuoi, non ho capito, ma perché angiuccia sempre, angiuccia sempre, angiuccia sempre? Ma non ho capito poi che tiene a ricere. Ma insomma, ma è possibile che io per colpa tua devo cambiare l'insegna in colpo magazzino? Sì, invece di scrivere barbiere, ha già scrivere inciuciere. Ma poi che tiene a ricere? Ma che ci posso fare? Che ci posso fare? Se sono loro che mi fermano, mi esamino e vengono a dire loro i fatti loro, non sono io. No. È per educazione, per te venire incontro, perché io lo faccio per il tuo interesse, io sono tutto cliente di tu. Oh, e io per me mi pare brutto, a un certo punto io diciamo io ti curo le pubbliche, le public refession. Le public refession. Ma tu ti muovi che meglio, le pubbliche relazioni, public relation. E lo faccio nel tuo interesse, quello che faccio faccio, io lo faccio per te, loro parlano, parlano, parlano e io ascolto le loro confessioni. Bravo padre Leonardo, ma fammi un favore, tu non mi ascolta niente Leonardo. Leonardo, ti devi mettere una cosa in testa, questo è un salone serio, questo è un salone che ha quattro generazioni, chi su questo salone qua era del mio prononno che ce lo lasciai o nonno ce lo lasciava, papà, papà l'ha lasciato a me. E tu a chi lo lasci? E non so fare, vedi, lo sapevi fatto la gente, non so fare tu, l'ho butto il salone, volevo piccio il salone, con te a rindere. Leonardo, tu qua dentro qua non devi parlare più. Leonardo, Leonardo ti ha stazzito, non ne aggiungi più, ti ha stazzito, ti ha cosa da bocca. State bene! Onna Lucia, a proposito, ma poi come chiude a fornì chi l'ho fatta? È tornata la moglie del salumiere! A proposito, Leona, ma la moglie lo salumiere, quella che se ne è scappata con quello, la voglio, è tornata! Bravo! Bravo! Bravo, mi sei piaciuto! Bravo il signor Leonardo! Bravo, hai capito come sa da stare in da su salone! Bravo, mi sei piaciuto! Bravo, sempre così, non devo scordare però, eh. E iniziamo la giornata, eh. Vamo vedere un caffè. Pappanello! Pappanello, un caffè! Due! Ti ha sta zitta! Due! Se si potesse avere un cornetto, sono che riunirà ieri, sì. Sì, ormai, capiti, tu mangi con me. È pure un cornetto! A crema! A crema! E morimma! La moglie era ragionire, fino a mo' non è tornata. Salumiere. Lo salumiere, non è che lo ragionire, non te l'ha scritta ancora, ma parlami che lo salumiere, non è tornata, ma è più tardi, beh, non c'è nara a capire, è per filo e per segno mi dice tutte cose. Qua secondo me la cosa è seria, è molto grave, perché si dice che mi pare che la femmina, la moglie lo salumiere, tiene 30 anni e più lo guaglione. Addirittura il padre e la mamma stanno con i pazzi, si sono messi in contatto con il telefono azzurro, perché qua, secondo me e secondo la gente, c'è un caso di pantofolia. Un caso di pantofolia. Che è si pantofola? È quando uno piglia un guaglione o buffi pantofolato. Niente, si devi assare, che è zoccolo, no, no che è pantofola, che è zoccolo. Una violenza. Pedofilia si dice, pedofilia. Sembra una violenza. Guardate là, pantofoleria. Ma a me sai chi mi fa pena in tutto questo? A me mi fa pena il povero marito, hai capito? Il povero salumiere, quel povero disgraziato, un uomo che casa e fatica, fatica e casa, un uomo che fatica la mattina e sera, capito? Addirittura tutto sporco, dice tutto che un giovane quando fa mezza giornata lui non torna a casa, chi lo si chiude in un magazzino perché... Perché da mettere i salami a posto, i prosciutti, da fare condeggia, è un grande la domenica stessa cosa, se ne va la mattina e torna a sera, stancacino. Infatti questa mi ha ricetto io pochi giorni fa, quando si venette a fare pausa, mi ha detto caro Ernesto, mi dovete credere, io sono stanco, sto acciso, perché che i soldi non abbastano mai, giustamente, e a chi ho deciso, la disgrazia. E mi deve credere nonna, io la sera torno a casa che non ce la faccio manco a sta letto. Tengo i cosci che non mi reggono. Povero. La sera mi assetto vicino alla tavola, ma arrivo, manco a mangiare il cucchiaio e passa e fa sulle spesse, ma dormo che la capo in dove. Ma dico io, una moglie che tiene una fortuna e che si dentro un marito a così fatica. Ma che la manca che sta? Ma fa che sta tutte i giorni, visto? Tutte le sere che la capo là di. Tutte i giorni, capito, poverino? Che la mancava? Che la mancava? Come quello che ha
posto del cibo che mangia. Leonardo, come beh. Sei materialista e quello che ci ha rovinato a noi. Siamo diventati materialisti, hai capito? Noi siamo vittima del consumismo. Leonardo, queste che a noi non ci basta più niente, siamo abituati ai lussi, agli agi, hai capito? Invece, è così si distrugge la famiglia, Leonardo. Invece prima tutto questo non succedeva, perché ci accontentava un roppo curillo, una stanza. Dice ottenui, oh nonna, nonno, sì, e quindi ha detto che tutta sera attorno a chi lo bello braciere ci scarfavamo, più non assai nerme e più... E ci raccontavamo i fattarini, la nonna raccontava il favoletto, papà raccontava il fatino, e ci volevamo bene, questo. Ma no, ma il consumismo, teniamo ogni una stanza soia. Ogni stanza un televisore. Brava, l'hai detto. È vicino una PlayStation. Brava, l'hai detto. E mio figlio non muoveva a 6 mesi. Brava, hai visto? E là dove ti ha da uno per dire da casa, ci ti mangia, hai moglie rosa, è tuo figlio, e mai ti muovere male. Brava, e questa è la nostra rovina, capisci? Si priva la sera tra sindare a stanza, ehi papà, supera una partita, vai in stazione, no, supera una telenovella. Ecco miseria. E allora ecco che la gente sente il bisogno di evadere, la gente vuole evadere, vuole parlare, perché qua mamma non parliamo mia, più. Vogliono parlare la gente, ecco così succede che la gente vuole sfugare, capito? E allora la moglie lo salumiere. Se ne fui con criaturiello. Ecco, la moglie lo ragioniere. Se ne fui con fondaniere. Hai capito? O parrucchiere se non fui con tabaccare. Con tabaccare? Con tabaccare? Ma perché con tabaccare? Ma non sapevo parrucchiere. Leonardo mio. E a quanto tempo che sta? A quanto tempo, Leonardo? Io tengo volino in corpo, Leonardo, perché Gesù, qua una alla volta li stiamo perdendo tutti quanti, capito? Insomma, Leonardo, capiamo un maschio al giorno. Il maschio ormai... È in estinzione. Sì. Due sono rimasti i maschi. Chi è rimasto? Io e te. Tu? Io. Buongiorno. Oui. Oui, disturbo. Oh, guardi. Vengo più tardi. No, vieni più tardi, ma l'ha capito, vieni a casa. Ecco, oh, è come bene. Siamo belle stamattina. No. Tiene sempre a stessa capa. Sempre. Però effettivamente questa giornata mi vedo bella effervescente. Idrolitina mia. Ma ci piace tutto quanto, da capo a piedi. Ma sarà perché è una bella giornata. Sono caduto in quella vita. E dal momento che ti senti bella e effervescente, incominciamo una bella giornata frizzante e effervescente. Cominciamo, va. Sono pronta. Camice. Mandagela a chi lui. Ah, ecco qua, camice, forbici. E rasoio. Pettine. O pennelle ci sta? Sta sempre qua. O pennelle ci sta, benissimo, tutto a posto. E adesso possiamo incominciare. Asciugamani. Oh, adesso possiamo incominciare una bella giornata. Mo non ci manca proprio niente a questo punto. Ci manca solo un malato, ricoverato. Chi ha da operato tu? Ci manca solo un cliente. E il cliente nostro sei tu. Io. Facciamo un bel completino stamattina. Ma lo completo, Barba, capelli e shampoo. Babbo capello e sciam. Innanzitutto, i capelli all'età nostra, tu sai meglio di me, sono più quelle che se ne cadono che quelle che crescono. All'età tua, veramente? All'età mia. Per quanto riguarda lo sciam, proprio l'altro giorno, con quell'acqua sono, mi sono scontato un po' alla casa e si tocca, ho visto ancora tutto in fuso. La barba, ti voglio venire incontro, va, fammi prendere un po', ecco qua. Facciamo 2000 lire, babbo, va bene? Io ti ringrazio assai, no, ma sono troppo assai, no. Ma come mi piglio 8000 lire una barba, non riesci con 2000 lire? Una barba, ma a casa mia che siano su 4 peli. Su 4 peli, ma... Te voglio venire incontro, va. Uè, Carla. Uè. Dopo, assettati un poco vicino a me che mi voglio fare un poco le mani. Eppure gli occhi. Dopo. Un uomo ti faccio in mano. Ma come è gentile sta piccerella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va bu. Carla, ma che hai fatto? Che hai fatto? Puntate te. Me le sono contate, Leona. Perché siccome tu hai che in faccia tiene 4 pile e che gli vuoi pagare la tariffa per metà, gli agi visti si è detto che stavano tutto quanto, così la tariffa me la devi pagare per intera, Leona. Ma come si è fatto antipatica che sta? Un minuto a na. E avrà ragione perché... Ma che avanzasse, cocco? Tu sei antipatica, capito? Ma sei antipatica, insomma, ti avevo fatto a barba, sì o no? Ce la facimmo o no? Ce la facimmo, non ti preoccupare. E assettammici. E facimmolo. E assettammici. E non momento. O sai che... Senza un giornale non mi trovo. Un giornale non ti trovo. E chi si? Così.
Ma che stai facendo? I duri? No, no, a questi sono tutti servizi, sono vietti. Ma sta lì a leggere, lo tieni a mangiare. Ho un giornale a roccia, a rossa. Non ci sta, è inutile che tu l'hai portato il giornale. No. E allora non c'è. E poi lì c'è uno servizio, uno vietti, come risci tu. Tanto l'hai letto tutto qua. Ci sarà sempre una notizia che non l'hai letta e te la legge, ma c'è anche là, Dimmi se la guagliamo, sta barba. Stai comodo così. No, ma che c'è sta cosa? Ma come... Anche le perciò tu stai per me prendere una volta. Ma come si fa a sottare a cango? Ma che succede? Ma quanto tempo? Quanti anni tengo sta sedia? E te l'ho detto, questa è una sedia che mi ha lasciato mio padre, che a mio padre ci ha lasciato il padre. Oh padre, oh padre, hai capito? Questa è una grande reliquia, ma io non ho capito tu stamattina che era. Ah, seggio non ti va buono, il giornale non ti va buono, vai a trovare un fisco, un servizio non ti va bene. E a barbettina quattro pili, i capelli devi attare, te infusi i capelli sotto la pioggia. Ma insomma, non c'è capito, ma tu che vuoi a me? Ah, mi dicevo così per dire, è come si è diventato per maloso, mamma mia, quanto sei lungo. 1,70. Allana me la palla. Ognuno con dei padri, se vuole, non si fa. Ha ragione, che non si vede, ma fammo piacere. Ah, e prima si acquagliamo, stai tornato con Cristo. Oh, oh. Che te ne? Senti sta notizia, sì. Che succede? Maradona compie 40 anni. Ah, l'amore dei napoletani per il pipe d'oro Diego Armando Maradona non si è mai sopito. Il popolo partenopeo non ha dimenticato quel decennio vissuto nell'Olimpo del calcio italiano. Lasciandosi andare a un ideale abbraccio d'amore, facendo tanti auguri al loro idolo. E in fondo al cuore sperano che un giorno possa tornare a Napoli da trionfatore come quando fu accolto quel lontano giorno del 1984 da 80.000 persone che ne applaudirono i palleggi al centro del San Paolo. E ne da ricordo. E chi lo può scordare, frate mio, noi teniamo che la squadra, Maradona, Care, Calemao. Careco con chi li corner come batteva lui, i corner non li batteva nessuno. E Alemão come passava la palla lui, qua a mano, con il pelo, non se ne capiva niente. E poi Maradona è inutile che lo dici, sapevamo che era. Teniamo il trio, quel trittico. E mo ti ha acquistato un bello trio, Fellaini, Corbelli e Mastello. Fellaini per il calcio d'angolo non si vede proprio a nessuno, perché come si sa, visto in calcio d'angolo, non si salva nessuno. Mastello. E chi è un politico? E si sa come se la passano loro la palla, non se la passa nessuno. Corbelli? E quando tutto va male, piglio Napoli e sto venendo a telemarket. Settore tappeti, perché oramai ci camminano per cuore tutto quanto. E il sapone, il sapone! Il sapone, il sapone! Thank you.